Buonasera e bentrovati. In apertura del nostro telegiornale una notizia in anteprima. I robot hanno sostituito definitivamente l'uomo. Chi vi parla, infatti, non è un essere umano, ma una macchina. Si chiama Erika, ha 23 anni ed è fatta di silicone. È la nuova giornalista che fra un paio di mesi esordirà sul piccolo schermo giapponese alla conduzione del TG, prendendo il posto degli anchorman in carne e ossa. È nata nei laboratori dell'Università di Osaka e non muove braccia e gambe, ma con la sua intelligenza artificiale può percepire la provenienza di suoni e movimenti ed è in grado, a quanto pare, di leggere news. Ad inventare questo umanoide è stato il professor Hiroshi Ishiguro, che a sua volta ha un passato da presentatore. Lui giura, Erika ha un'anima, ed è convinto che non sia semplice distinguerla da una donna vera. Ne è convinta anche lei, come ha dichiarato in un'intervista TV. Quando gli altri si rivolgono a me, lo fanno come se fossi un umano. Sarà. La sua voce, per ora, è stata campionata per essere utilizzata nei navigatori di alcune auto giapponesi. Quanto alle performance TV, staremo a vedere. Intanto, ieri è stato proprio un robot a mettere in ginocchio Wall Street, seminando il panico alla borsa di New York, che ha chiuso a meno 4,62, con il Dow Jones crollato a livelli mai raggiunti prima. Un crash improvviso dovuto forse ad un errore negli algoritmi dei software di trading automatico. Scarse performance anche da parte dell'umanoide Fabio, che lavorava in un supermercato in Scozia, ma è stato licenziato all'inizio dell'anno perché spaventava i clienti. Sembra sia andato meglio Ross, l'avvocato robot americano specializzato nel contestare le multe, mentre riscuotono successo gli umanoidi che si trovano negli aeroporti più importanti del mondo per assistere i passeggeri. In Giappone, Erika sarà comunque in buona compagnia. Il governo nipponico sta lavorando per diffondere l'uso dei robot nell'assistenza alla persona e, come calcola il Guardian, di questo passo, nel 2020, gli umanoidi si prenderanno cura dell'80% degli anziani giapponesi. Chissà se allora Erika avrà conquistato il suo pubblico. Ma avrà davvero la stessa sensibilità dell'uomo nel porgere una notizia delicata o la stessa prontezza nel risolvere un inconveniente tecnico in diretta, sorridendo con calma di fronte ad un servizio che non parte?